Una politica sindacale comune a tutti i paesi europei per trovare insieme le risposte ai problemi del mondo del lavoro nel periodo della crisi. È l'obiettivo della due giorni organizzata a Firenze dalla CGIL Toscana dal titolo Uscire dal tunnel Europa, crisi, sindacato, contrattazione. A concludere i lavori il leader della CGIL Susanna Camusso, che ha risposto alla presa di posizione della Fiat di disdire gli accordi sindacali e i contratti a partire dal gennaio 2012. Non va bene che sono un meccanismo orologeria e che non si possono disdire i contratti e le condizioni dei lavoratori. La Camusso ha continuato rivolgendo un appello a CISL UIL. Un grande sindacato confederale non può mai accettare un'azienda che decide di escludere un altro sindacato. Netta anche la posizione su Finmeccanica. Visto che la discussione di ieri non ha portato al necessario passo indietro per far ripartire questa azienda, zeri vertici e si ricominci. Infine, parlando della patrimoniale, la Camusso ha affermato che tra le cose del nuovo governo che convincono meno la CGIL è che si continua a parlare di fisco senza partire dalla patrimoniale. E che deve essere ben chiaro che l'ICI non è una patrimoniale.